Benvenuti nel mio tutorial. In un precedente tutorial avevo spiegato come realizzare una gonna a punto coste fatta all'uncinetto e realizzare anche dei motivi floreali come questi, per poter fare comunque una gonna, un top, quindi una minigonna, anche una borsetta. È un punto comodissimo sia in lana che in cotone e soprattutto molto slim, soprattutto per le donne formose che, oppure che non amano il traforato, per non metterla sotto veste in estate, e quindi questo punto non ha bisogno di, perché non è completamente trasparente. Allora, io avevo finito il video mentre stavo spiegando il motivo floreale, quindi devo spiegarvi come realizzarlo. Avevo fatto 5 catenelle, quindi il cerchietto, e in questo giro faccio 3 catenelle, entro e faccio 3 archetti di 3 catenelle. L'ultimo lo realizzo qui a punto basso. Giro il lavoro, faccio un punto basso all'interno del primo archetto, 3 catenelle. E dentro faccio il primo petalo formato da 4 maglie alte. Con un punto basso chiudo, entro con un punto basso nell'altro arco, 3 catenelle, quindi si rialza l'altro petalo e faccio 2, 3 e 4. Chiudo di nuovo archetto, 3 catenelle, tre, quattro, punto basso, 3 catenelle e riprendo il giro di nuovo con le coste. E così per tutto il giro di andata e ritorno. E questo è il motivo del fiore. Quindi quando poi voi naturalmente avete preso le misure anche della vostra circonferenza, perché questo lavoro poi va chiuso, questa sarà la base posata sul petto e qui farete le, insomma, le bretelle oppure magari la fascia all'americana, potete aggiungere qui le maniche monospalla. Qualsiasi cosa voi vogliate fare, e poi potreste fare una pochette, una borsetta. Se la lasciate così girando, viene anche una borsetta da mettere a tracolla. Insomma, molte cose con questo genere di punto e con questo fascione che serve soprattutto per il giro vita, per stringere un pochino e non vedersi le forme. E allora, mettiamo caso che avete già realizzato tutto il fascione e prima di chiuderlo fate almeno un bordino, come sto facendo io o come voi avete magari altri modi per poterlo fare. L'importante è fargli qualcosa così di grazioso. Fate 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, 4 maglie alte e li lavorate proprio dentro la maglia, ok? Così si alza un po', così si vedono questi piccoli buchini che si alzano.
fanno già da disegno. 4, 3 catenelle, 3 catenelle, 4 maglie alte, 3 catenelle e lo lasciate, dipende come dovete chiudere poi con il bordo d'inizio. Infatti io ho cominciato con 3 catenelle, quando poi andrò a chiudere si formerà il punto fantasia. Quindi poi potete chiudere il lavoro tutto a punto basso, si vede anche nell'altro mio tutorial, e dovete prendervi le misure dove dovete fare lo scollo, quindi per le bretelle, e deciderete di fare a modo vostro o punto catena, che ci ho fatto anche il tutorial con questo motivo, che è molto bello. Intanto io mi vado a fare il punto basso dentro ogni maglia. Non ho preso comunque una misura, perché essendo un campione non è che mi possa interessare tanto. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Quindi mettiamo caso che io devo fare adesso qui l'attaccatura. Quindi vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Giro. E mi vado a fare il punto di nuovo fantasia qui. Due, tre, quattro, cinque, sei. Vado qui. Anzi, no, scusate, sei, sette e otto. E 3, 4, 5 e 6. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Punto basso. Uno, due e tre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E mi fermo. Quindi voi la farete naturalmente lunga per attaccarla di dietro a punto basso. Ecco qua. Questa sarebbe la bretella per il vostro top. Quindi la potete lasciare così, oppure quando finite di farla, comunque che l'avete già attaccata nell'altra parte, quindi la parte della spalla, potete lavorare all'interno con
le maglie basse. Allora, per adesso forse non fa nessun effetto, però quando è già realizzato è molto fine, viene molto grazioso. L'avete realizzato voi, soprattutto, quindi siete voi i designer, le stiliste dei vostri progetti e sarà molto, molto bello. Io spero di essere stata non molto chiara sicuramente, però mi sembra di aver capito che alcuni hanno bisogno di fare un lavoro in tempo brevissimo, visto che arriva l'estate, almeno circa un giorno e mezzo. E sono dei toppi che potete mettere anche sui pantaloncini jeans e andare al mare. Grazie e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacio sempre a tutti, a tutte le mie amiche di Facebook.